scrittore Cosimo Massaro che in un suo romanzo incentrato sulla crisi dettata dall'economia virtuale illustra anche le possibili soluzioni. Siamo con l'autore della moneta di Satana, Cosimo Massaro, che in definitiva in questo romanzo ci dà anche delle soluzioni su come uscire da questa crisi. Questa crisi è dovuta innanzitutto all'emissione monetaria a debito, ecco perché si pagano tante tasse, per cercare di coprire gli interessi che un debito pubblico enorme crea, nemmeno abbassarlo il debito, perché viene definito dagli stessi economisti inesigibile. Quindi cosa accade? Quindi denuncio la truffa del signoraggio bancario, quindi la moneta emessa a debito dalle banche centrali, e propongo a questa situazione drammatica la scuola monetaria del professor Auliti. Cioè, nel senso, la moneta deve ritornare di proprietà del portatore, cioè nel senso che la moneta deve essere emessa dallo Stato. Non si deve indebitare lo Stato per racimolare moneta sul mercato. Lei mi diceva che praticamente in Sicilia questa cosa è stata riportata proprio con questa protesta. Sì, l'hanno abbinata perché sanno bene i siciliani che siccome la Sicilia è una regione a statuto speciale, loro potrebbero addirittura emettere moneta. Quindi potrebbero emetterla pure loro, la moneta, in questo caso a riacquisire la sovranità monetaria. Ecco perché in alcuni manifesti hanno messo moneta di proprietà del popolo. È importantissima questa cosa, perché noi oggi per reperire moneta dal mercato la possiamo reperire semplicemente in qualità di Stato emettendo titoli di debito pubblico. Quindi reperiamo moneta sul mercato dalle banche a debito. E questo significa voler pagare un debito pubblico con un altro debito. È impossibile, lo diceva il professor Auliti. Queste cose le ha denunciate già nel 93. Disse che non sarebbe rimasto nulla agli operai, agli artigiani, ai popoli, tra il suicidio e l'insolvenza. Cioè, a questo punto, e vediamo oggi anche quanti imprenditori, artigiani, tentano il suicidio, siamo arrivati a questo punto, non arriviamo nemmeno più alla seconda settimana del mese, ma per pagare le tasse che dovrebbero servire a pagare gli interessi che il debito pubblico crea, non per servizi. Insomma, non ne usciamo. Non ne usciamo, dobbiamo... Ma poi vediamo, gli Stati Uniti d'America, che sono la più grossa economia del mondo, hanno il più grosso debito pubblico del mondo. È tutto un meccanismo, il turbocapitalismo, il liberismo sfrenato, cosa c'è? Con chi volesse approfondire questa cosa può leggere il libro? Io consiglio di leggere il mio libro perché è un romanzo, è facile da leggere. Però poi ci stanno tutta una bibliografia dietro, dove uno si può documentare in maniera più precisa. I libri di Bruno Tarquini, La banca, la moneta, l'usura, del professor Auliti, cercate in internet, professor Auliti, e i Damagli, la dittatura europea, ce ne stanno tante, però una cosa sola, bisogna informarsi in maniera libera, non beviamoci tutto quello che ci viene dato dai mass media, e voglio chiudere con una massima, siamo destinati a vincere perché questa battaglia porta con sé la forza della verità.